No, non abbiamo sbagliato film. È che quest'anno il preambolo che facciamo precedere al filmato dell'evento riguarda la Roggia Viscontea o Roggia di Desio. Non tutti sanno, forse neanche i pochi desiani ultra settantenni che pure della loro Roggia hanno un ricordo personale, che per circa 300 anni il laghetto di Montorfano ha contribuito ad alimentare con le sue acque la Roggia di Desio. Fino a quando, a fine 600, i conti Mandelli, stanchi di cedere gratis la loro acqua, chiusero il rubinetto. In effetti, sulla sponda occidentale del lago è ancora perfettamente riconoscibile il vallo artificiale da cui veniva fatta defluire l'acqua che scendeva a raggiungere quella degli altri fontanili che più propriamente generavano la roggia. Nei pressi, una cascina denominata dell'Incastro, ora trasformata in albergo a 4 stelle, con il suo nome testimonia chiaramente dell'esistenza del dispositivo di prelievo. Naturalmente tutto questo e quel che segue lo abbiamo appreso leggendo la bellissima storia della Roggia di Desio, scritta da Massimo Brioschi e pubblicata in occasione del Sesto Palio degli Zoccoli. Ma scendiamo a valle. O meglio, in quel reticolo di valli e vallecole che caratterizzano l'area morenica sud di Como e con uno schema forzatamente approssimativo diamo un'idea della nascita e del percorso della roggia. La roggia era principalmente alimentata dai fontanili del bacino dell'Acqua Negra e da quelli detti della Luisaga. Complessivamente una dozzina di sorgenti che confluivano tutte in un unico alveo, quello dell'Acqua Negra, appunto, che nei pressi di Cucciago entrava nel fiume Seveso. Da Cucciago, allentate sul Seveso, la roggia usciva e rientrava nel Seveso per ben 8 volte, per rallentarne lo scorrimento, per potenziarne la portata e soprattutto per attuare le finalità per cui venne realizzata, l'irrigazione dei campi e il funzionamento dei mulini. Alentate, la roggia abbandonava definitivamente il Seveso, lambiva Meda, poi Baruccana, sfiorava Cesano Maderno al Molinello, entrava in Desio dalla Bria, scorreva a nord del borgo e poi piegava verso sud per finire nei prati di Muggiò. A conforto della nostra ricostruzione, ecco come appare il percorso della roggia in una mappa del 1680 di Andrea Bigatti, denominata Disegno della roggia di Desio dal suo principio ed fine, custodita nell'Archivio di Stato di Milano. Ecco i fontanili settentrionali, quelli dell'Acqua Negra, appunto, che scendono verso sud a incrociare e ricevere quelli occidentali della Luisaga per formare insieme la nostra roggia. Inizia quindi un percorso altalenante di entrate e uscite dal Seveso, quasi un matrimonio tormentato, che proseguirà sino a Lentate. Notevoli in questo tratto l'abbondanza di mulini, di incastri ad acquatori, di ponti, dei cui numero diremo più avanti. A Lentate avviene il definitivo divorzio della nostra roggia dal fiume Seveso, mentre il suo percorso, entrando in pianura, si fa più regolare e rettilineo. Arriva quindi a Desio, contorna il borgo a nord e a est e si spegne a sud nei prati di Muggiò. L'ultima parte del percorso da Lentate a Muggiò è chiaramente visibile nelle carte dell'Istituto Geografico Militare redatte agli inizi del Novecento, quando la roggia aveva assunto la definitiva denominazione di Roggia Traversi. Quando e perché nasce la Roggia di Desio? La Roggia nasce nella seconda metà del 1300 per volere di Bernabò Visconti, signore di Milano dal 1354, ed è certamente ultimata entro il 1383. Le ragioni della sua costruzione sono essenzialmente tre, di cui le due già accennate prettamente economiche: l'irrigazione di una pianura costituzionalmente asciutta e la molitura in loco di cereali ed altri semi per farine ed oli per uso alimentari. A queste due ragioni solide e concrete se ne aggiunge una terza, più effimera, che attiene al piacere di vivere.
Desio, come tutti i frequentatori del Palio hanno appreso dalle chiare presentazioni della nostra Paola Giambelli, era zona di caccia per i signori di Milano. In particolare Bernabò, accanito cacciatore, apprezzava il sito tanto da farvi costruire, se non proprio un castello, certamente una residenza. E per una residenza degna di questo nome, in una pianura asciutta, l'acqua non poteva mancare. Tanto più che, cherché la femme, sembra che Adesio Bernabò tenesse la sua favorita donnina della potente famiglia dei Porro di Lentate sul Seveso. E così nacque quella roggia di Desio che per quasi 600 anni fece sentire il suo quieto mormorio per le nostre contrade. La sua lunga vita non fu sempre tranquilla come lo scorrere delle sue acque. Nata come bene pubblico, venne venduta ai privati per rimpinguare le esangui casse del Ducato, niente di nuovo sotto il sole, e da allora fu oggetto di liti e controversie a non finire fra i suoi utenti e le proprietà succedutesi nel tempo. Ma di questo ci disinteressiamo completamente. Sono interessanti invece i numeri di questa ormai negletta opera che ci vengono forniti dal citato studio del Brioschi, numeri che la fanno rientrare nel novero delle opere pubbliche significative del periodo visconteo. 16 chiuse, 30 mulini, 53 ponti, 4 canali, 40 scaricatoi, 2 tombe e 72 guadi, il tutto su un percorso di una quarantina di chilometri. Ci interessano poi le poche tracce rimaste che siamo riusciti a ritrovare, come quella con cui abbiamo aperto questo breve documentario. O quel Roggia Desio che fa bella mostra di sé in una tavoletta dell'Istituto Geografico Militare della zona di origine della Roggia nei pressi di Cucciago. O le poche, anzi pochissime immagini forniteci dal mitico archivio fotografico di Luigi Colombo. L'ala est della villa con un piccolo laghetto all'entrata della Roggia nel parco. Il nuovo viale delle rimembranze con la Roggia che scorre a sinistra. Il lavatoio pubblico sulla Roggia all'incrocio tra Viale Rimembranze e Via Diaz. Il ponte della Bria, disegno di Luigi Colombo. Fortunatamente Adesio, grazie all'avvocato Giovanni Traversi, che nella prima metà dell'Ottocento comprò i diritti sulla Roggia e la preesistente Villa Cusani, che trasformò in quella che noi oggi chiamiamo Villa Tittoni, esistono due testimonianze notevoli e ben conservate della Roggia. La prima è costituita dal canale di ingresso nel giardino della villa. Realizzato in forme di materiale duraturo, è sopravvissuto fortunatamente integro alla scomparsa della Roggia. La seconda, in ambito privato, è costituita dal mulino di Desio, noto come Mulino Traversi di Via Giusti, anch'esso ben conservato, grazie all'amore della famiglia che lo abita, la quale, dopo averlo rilevato quasi un rudere, lo ha restaurato con appassionata cura. La nostra Roggia, negli ultimi 150 anni della sua esistenza, ha visto realizzarsi compiutamente, quasi un canto del cigno, il terzo motivo che aveva portato alla sua nascita, la bellezza ed il piacere di vivere. Con la sua acqua, infatti, ha costituito il diadema del giardino di quella villa che, con il Marchese Cusani prima e con Giovanni Traversi poi, diventerà il più compiuto esempio di villa neoclassica nella pianura briantea dopo la Villa Reale di Monza. Ma questo, dai desiani di oggi, non sembra essere tenuto in gran conto. La Roggia di Desio cessò di esistere ingloriosamente, come dice Brioschi,
negli anni 50 del secolo scorso. Tuttavia, è con qualche mestizia che si pensa alla sua scomparsa, come alla scomparsa di una testimonianza non del bel tempo andato, che quasi sempre è bello solo perché è andato, ma del lungo e faticoso cammino della nostra gente che la Roggia ha accompagnato con il suo leggero sciacquio per 600 anni. Andiamo perché il bagno sta per iniziare.